Salve a tutti ragazzi, in questo tutorial vi spiegherò come risolvere il cubo di Rubik 5x5. Come prima cosa dovremmo fare i centri. Per centri non si intende solo il centro vero e proprio, ma tutti anche i pezzi che ci sono intorno. Come seconda parte dovremmo fare gli spigoli e poi il cubo sarà risolvibile come un normale cubo 3x3. Iniziamo dai centri. Prendiamo ad esempio il centro blu. Abbiamo già un tassellino inserito, quindi siamo in vantaggio lì. Qui abbiamo altri due blu accanto, quindi sarebbe comodo inserirli qui. A questo punto abbiamo un cubetto già più piccolo. Nel cubo di Rubik 5x5 conviene però formare i centri a segmenti, cioè fare segmenti di 3 per poi inserirli al centro. Qui abbiamo già due blu e qui abbiamo un altro angolo che potrebbe essere inserito qui per fare un segmento. Allora ruotiamo questa faccia in modo che il tassello da mettere sia sopra la faccia dove va messo e facciamo questo. Dopodiché il segmento andrà inserito dove c'è il centro e allora alziamo. Rimangono questi due pezzettini che si trovano 1 e 2, eccoli qua. Possiamo mettere prima il centro e poi l'angolo, o il contrario, anche se in realtà in questi casi consiglio di fare, cioè di metterli 1 e 2 qui, così che quando si alzerà questo si possano inserire così. Adesso vi faccio vedere. Questo quindi va bene lì, però questo blu va portato di qua, quindi lo portiamo in un'altra faccia e che poi giriamo fino a far sì che, portandolo di sopra, sia accanto a quello blu. A questo punto, come possiamo vedere, qui abbiamo il tassello blu e qui gli altri due. Se alziamo la faccia così, otteniamo un segmento da 3. Ruotiamo adesso la faccia e reinseriamo dove era prima. Ecco il primo centro fatto. Questo era il più facile, perché adesso ogni volta che faremo una mossa bisognerà anche riportare indietro i pezzi. È consigliato, dopo aver fatto il primo centro, fare poi quello opposto, quindi in questo caso il verde. Qui abbiamo già un verde inserito, proviamo a fare dei segmenti per inserirci gli altri pezzi. Qui abbiamo già due verdi, perciò bisognerà soltanto inserire un tassello qui. Avremo un segmento fatto. Un tassello, ad esempio, si trova qui su questa faccia. Noi possiamo ruotarla fino come prima a far sì che il tassello da inserire si trovi al di sopra degli altri due. Dopodiché, allora possiamo inserire questo segmento. In questo caso, essendoci già un centro fatto, dovremmo stare attenti perché se lo portiamo su, sfacciamo l'altro centro. Allora dobbiamo portare su questo verde, ruotare due volte, qui è vuoto, cioè non ci sono dei verdi, e ritirare quindi giù questa faccia per far sì che il primo centro non si scomponga. Facciamo un altro segmento da 3. Qui abbiamo un pezzettino centrale e qui un angolo. Mettiamoceli e abbiamo un segmento da 2. Poi di qua manca l'altro angolo che si trova di qua. Adesso si trova sotto la faccia, se ruotiamo due volte otteniamo un altro segmento da 3. Ora in questo caso, se rifacciamo la stessa cosa di prima, noi mettiamo qui, ruotiamo due volte e ritiriamo giù, però il segmento che era messo in precedenza scenderebbe. Allora noi dobbiamo mettere questo segmento dove si trova già l'altro, quindi bisognerà fare così. Poi ruotiamo due volte la faccia e ritiriamo giù. A questo punto il primo centro non si è scomposto e il secondo centro ha non ha perso il segmento di prima. Adesso rimane un tassello solo da inserire, che si trova qui. In questi casi dobbiamo mettere il tassello
sopra la faccia e fare questo. Ok, adesso abbiamo due centri fatti. Adesso dobbiamo fare i centri laterali, chiamiamoli così. Qui abbiamo già tre arancioni, quindi ci conviene partire dal centro arancione. Usiamo sempre la stessa tecnica dei segmenti. Portiamo, qui abbiamo già due tasselli, ne portiamo su uno e poi lo inseriamo nella faccia interessata. Qui anche abbiamo due tasselli ben messi e qui ce n'è un altro. Lo inseriamo e poi stesso discorso di prima, portiamo su, giriamo due volte la faccia e si ritira giù. In questo caso mancano due tasselli qui. Rifacendo l'algoritmo visto prima possiamo inserirli tutti e due. Portiamone uno sopra il punto interessato ed eseguiamo l'algoritmo. Poi adesso bisogna portare l'altro sopra il punto interessato. Per farlo, come prima, tiriamo su, giriamo la faccia e poi però di qua sarebbe scomposto il segmento, quindi ritiriamo su il segmento arancione. Adesso stesso algoritmo di prima e inseriamo quel tassello. Ok, adesso abbiamo tre centri fatti, ce ne rimangono altri tre. Partiamo da quello bianco, qui c'è già un bel segmento, quindi è perfetto. Qui anche ce n'è già uno già fatto, possiamo inserirlo qui. Allora cosa facciamo? Lo portiamo sulla faccia, il centro arancione in questo caso è scomposto, quindi come prima, ruotiamo due volte la faccia bianca e poi ritiriamo su il segmento arancione. Adesso vediamo se è possibile costruire un altro segmento con il bianco. Sì, allora... Qui abbiamo un angolo bianco e qui l'altro. Se ruotiamo questa faccia per metterli accanto, facendo così. E poi ovviamente si riporta sempre giù il lato mosso prima. Adesso abbiamo due spigoli accanto e rimane da metterci questo. Noi portiamo allora giù il lato centrale per metterli accanto. Ruotiamo la faccia. I centri comunque si scompongono, quindi dobbiamo sempre ricordarci, una volta di aver fatto una mossa, di rifare il contrario per rimettere i centri a posto. Adesso abbiamo anche l'altro segmento bianco fatto. Come visto prima dobbiamo metterlo dove si trova già un segmento fatto, quindi ruotiamo due volte questa faccia per averlo sotto a questo segmento, poi tiriamo su e lo mettiamo al suo posto, ruotiamo due volte la faccia e come prima riportiamo giù per non scomporre i centri. Adesso rimangono due centri, con due centri è impossibile farci dei segmenti, però ovviamente si possono risolvere. Partiamo da quello rosso, abbiamo già quattro rossi. In questo caso bisogna prendere come riferimento gli angoli, cioè questi pezzi qua. Dagli angoli dobbiamo inserirci gli altri tasselli, non a segmenti. In questo caso, se noi tiriamo su questo angolo, andiamo a prendere questi due tasselli, che se giriamo la faccia, li riportiamo giù, vengono inseriti nel centro amaranto. Lo stesso si fa con gli altri. Qui abbiamo un altro angolo e da qui possiamo inserirci altri pezzi. In questo caso c'è solo questo tassello, allora facciamo così. E rimangono solo due angoli, nella faccia gialla e anche anche nella faccia rossa. Per metterci i due angoli rimanenti dobbiamo mettere l'angolo interessato sopra il punto in cui andrà messo e fare questo. Lo stesso lo rifacciamo anche con l'altro angolo. Ruotiamo queste facce per mettere gli angoli uno sopra l'altro e rifacciamo quello che abbiamo appena visto.
Adesso dobbiamo fare gli spigoli tripli, cioè questi tre pezzi. Noi dobbiamo cercare sempre se ci sono già due spigoli messi bene accanto. Ad esempio, questi due spigoli sono verdi e di qua sono rossi, quindi appartengono allo stesso spigolo e vanno bene. Bisogna mettere di qua l'altro spigolo verde rosso. Noi dobbiamo cercarlo nelle facce del cubo, in questo caso si trova qui, e ruotando le facce esterne metterlo accanto a questi due. Quindi in questo caso si trova qui, ruotiamo questo e lo mettiamo accanto qui. Per inserirlo qui dobbiamo fare questo. E allora abbiamo fatto uno spigolo triplo. Noi dobbiamo appunto sempre cercare se abbiamo degli spigoli già doppi formati. In questo caso non ne ho più, allora prendiamo un qualunque tassello, in questo caso il giallo e il blu, e dobbiamo metterci quello centrale giallo e blu per poi formare un altro spigolo. Il centrale giallo e blu è qui. In questo caso teniamo lo spigolo interessato in alto a sinistra e mettiamo quello centrale dall'altro lato centrale. Allora, per far sì che questi due finiscano accanto, facciamo così, lo stesso algoritmo di prima. Ok, ne abbiamo messi due accanto, come abbiamo visto prima. Allora dobbiamo cercare l'altro di colore uguale, eccolo qui. Spostiamo le facce esterne, lo mettiamo accanto, eseguiamo lo stesso algoritmo di prima per farli andare accanto. Potrebbe anche succedere che due spigoli dello stesso colore siano accanto, come in questo caso, ma con i colori invertiti. Cioè qui abbiamo verde-arancione, di qua arancione-verde. In questo caso, come prima, possiamo sistemarli cercando quell'altro del loro colore. In questo caso si trova qui, noi dobbiamo metterlo in alto a sinistra rispetto agli altri due. Quindi muoviamo le facce esterne. Ok, adesso è in alto a sinistra. Per metterlo accanto a loro due e per sistemare anche loro due, eseguiamo lo stesso algoritmo visto prima. Con questo procedimento possiamo sistemare tutti gli spigoli fino a poi a un caso che potrebbe succedere, che adesso vi farò vedere. Quando siamo arrivati a sistemare gli ultimi due spigoli, dobbiamo eseguire lo stesso algoritmo, però c'è un 50% dei casi che succeda questa cosa. Come possiamo vedere, tutti gli spigoli sono ben messi, tutti, però può darsi che uno spigolo abbia colori invertiti, cioè qui abbiamo giallo-verde, qui verde-giallo e qui giallo-verde. Per sistemarlo dobbiamo eseguire un algoritmo che inverta questi due colori. Una volta che abbiamo sistemato tutti gli spigoli a modo, questo cubo è risolvibile muovendo solo i lati esterni come un normalissimo cubo 3x3.